Benvenuti alla nostra settima passeggiata di quest'anno, la prima dopo un bel po' che facciamo in presenza. Ci meritiamo un applauso perché siamo i più coraggiosi, con un applauso metaforico. Benvenuti, salutiamo anche quelli che ci seguiranno attraverso la registrazione. Questa sera passeggiamo dentro questo romanzo meraviglioso che è Giobbe di Josef Roth. Alzi la mano chi ha letto il romanzo, chi già lo conosce, per avere un'idea. Ok, bene. Va bene. Questo è un romanzo del 1930. Senza altri indugi entriamo. Vi dico soltanto che il primo stralcio che leggiamo, che Alessandro Castellucci ci legge, ci porta subito nel vivo della vicenda. Siamo nella famiglia Singer. Il romanzo segue le vicissitudini della famiglia composta da Mendel Singer, il padre, ebreo, russo, la moglie Deborah, i tre figli Jonas, Shemariah e Miriam e il bimbo che sta per nascere, Menuhin. Menuhin nasce, si capisce subito che è malato, non si capisce bene quale malattia sia, forse epilettico, forse no, non si capisce, però non sta bene, è rachitico, è raggrinzito, è grigio. E quindi la madre, Deborah, decide di affrontare il viaggio per andare a chiedere l'intercessione del rabbino del villaggio, un altro villaggio, Klushisk, e ottenere così la sua intercessione. E quindi il primo stralcio ci porta nella notte che precede l'incontro tra Deborah e il rabbino. Vediamo un po' che cosa succede. Notte fonda avvolgeva Klushisk quando Deborah arrivò. Molte persone disperate erano già venute per vedere il rabbi. Klushisk consisteva in un paio di migliaia di case basse col tetto di paglia e di scandole, una piazza del mercato larga un chilometro che era come un lago prosciugato circondato di edifici. I veicoli che vi si trovavano sparsi facevano pensare a relitti di navi arenate, anzi si perdevano, minuscoli e assurdi nello spazio circolare. I cavalli staccati nitrivano accanto ai carri e con zoccoli stanchi scalpitavano nel fango appiccicoso. Qualche persona isolata vagava nella notte rotonda, con una lanterna gialla, tremolante, in cerca di una coperta dimenticata e di tintinnanti stoviglie con le provviste. Tutto intorno, nelle mille piccole casette, erano alloggiati i nuovi venuti. Dormivano su brande, accanto ai letti della gente del posto, gli infermi, i gobbi, gli storpi, i matti, gli idioti, i deboli di cuore, i diabetici, quelli che in corpo si portavano il cancro, quelli con gli occhi infettati dal tracoma, donne dal grembo sterile, madri con figli deformi, uomini minacciati dalla prigione o dal servizio militare, disertori che chiedevano una fuga coronata da successo, quelli dati per spacciati dai medici, ripudiati dall'umanità, oltraggiati dalla giustizia terrena, afflitti, smaniosi, affamati e sazi, truffatori e probi, tutti. Deborah prese alloggio a Klushisk dai parenti di suo marito. Non dormì. Per tutta la notte restò accoccolata vicino alla cesta di Menuhin, nell'angolo, vicino al focolare. Buia era la stanza e buio il suo cuore. Non osava più invocare Dio, le sembrava troppo alto, troppo grande, troppo lontano, infinito dietro cieli infiniti. Una scala fatta di milioni di preghiere avrebbe dovuto avere per arrivare a un lembo di Dio. Andava in cerca di defunti protettori, invocava i genitori, il nonno di Menuhin, di cui il piccolo portava il nome, poi i patriarchi degli ebrei, Abramo, Isacco e Giacobbe, le ossa di Mosè e infine le spose dei patriarchi. Dovunque era possibile una intercessione, lei indirizzava un sospiro. Bussò a 100 tombe, a 100 porte del paradiso.
per paura di non arrivare al rabbi l'indomani a causa dei troppi postulanti, pregò innanzitutto per avere la fortuna di potersi far largo per tempo, come se poi la guarigione di suo figlio fosse soltanto un gioco da ragazzi. Finalmente vide attraverso le fessure delle imposte nere qualche pallida striscia del mattino. Si levò in fretta, dette fuoco alle schegge di legno secca di pino che erano sul focolare, cercò e trovò una pentola, prese dal tavola il samovar, ci buttò dentro le schegge infocate, sopra pose il carbone, afferrò il recipiente per i due manici, si chinò e ci soffiò dentro, finché sprizzarono le scintille, crepitandole intorno al viso. Era come se compisse un rito misterioso. Di lì a poco l'acqua bollì, di lì a poco il tè fu pronto. La famiglia si alzò, si sedettero davanti a tazze di coccio marrone e bevvero. Poi Deborah tirò su dalla cesta il figlio, piagnucolava. Lo baciò in fretta e più volte di seguito, con frenetica tenerezza. Le sue labbra umide schioccavano sul viso grigio, sulle manine risecchite, le gambe storte, la pancia gonfia del piccolo. Era come se lei colpisse il bambino con la sua bocca amorosa di madre. Dopodiché lo infagottò per bene, legò una fune intorno al pacco e si caricò suo figlio sulle spalle in modo da avere le mani libere. Voleva farsi largo nella ressa davanti alla porta del rabbi. Con alte grida si gettò sulla folla in attesa. Con terribili pugni spingeva da parte i deboli. Nessuno poté trattenerla. Chiunque, colpito e scacciato dalla sua mano, si girasse verso di lei per respingerla, restava accecato dalla pena cocente che c'era sul suo viso, sulla bocca rossa spalancata da cui sembrava uscire un alito infocato. Dalla luce cristallina delle grosse lacrime colanti, dalle guance che avvampavano, dalle grosse vene azzurre nel collo proteso, ove gli urli si concentravano prima di erompere. Come una fiaccola ondeggiante nel vento, avanzava Deborah. Con un solo grido stridulo, dietro a cui piombò l'orrenda quiete di tutto un mondo morto, Deborah cadde ai piedi della porta, finalmente raggiunta, del rabbi. La maniglia nella destra protesa. Con la sinistra tamburellava sul legno marrone. Menuhin scivolò in terra davanti a lei. Qualcuno aprì la porta. Il rabbi era accanto alla finestra, le voltava le spalle, una riga nera e sottile. D'un tratto si voltò. Lei rimase sulla soglia, con entrambe le braccia tese, e gli presentò suo figlio, come in atto di offerta. Colse un bagliore sul volto pallido dell'uomo, che sembrava tutt'uno con la barba bianca. Si era proposta di fissare il santo negli occhi, per convincersi che veramente in essi viveva la bontà che tutto può. Ma ora che stava lì, c'era un lago di lacrime davanti al suo sguardo, e lei vedeva l'uomo, dietro un'onda bianca d'acqua e sale. Egli levò la mano. Le parve di ravvisare due dita magre, strumenti della benedizione. Ma vicinissima udì la voce del rabbi, sebbene questi bisbigliasse appena. Menuhin, figlio di Mendel, guarirà. Pari a lui non ce ne saranno molti in Israele. Il dolore lo farà saggio, la deformità buono, l'amarezza mite, e la malattia forte. I suoi occhi saranno grandi e profondi, le sue orecchie limpide e piene di risonanza. La sua bocca tacerà, ma le labbra, quando si apriranno, annunceranno il bene. Non temere e va a casa. Quando guarirà? Bisbigliò Deborah. Dopo lunghi anni, disse il rabbi, ma non chiedermi più. Io non ho tempo e non so altro. Non abbandonare tuo figlio, anche se per te è un grosso peso. Non disfartene. Egli viene fuori da te, così come un bambino sano. Va. Fuori le fecero largo.
Le sue guance erano pallide, gli occhi asciutti, le labbra appena socchiuse, come se non respirassero che speranza. La grazia nel cuore. Tornò a casa. Che bello, come scrive questo qua, mamma mia. La determinazione di Deborah è come il grido incontenibile che nel Vangelo risuona dal fondo di alcuni personaggi. Timeo, figlio di Bartimeo, nel Vangelo di Marco, il cieco che lungo la via di Gerico è lì seduto ai margini della strada, c'è folla, e questo cieco sente che accade qualcosa, si informa, gli dicono passa il rabbino Gesù di Nazareth, allora comincia a gridare: Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. E la gente è infastidita, dice ma sta zitto, ma piantala, e quello grida più forte: Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. È la determinazione di chi non ha altra risorsa e quindi si gioca fino in fondo. La donna emorroissa che ha perdite di sangue da 12 anni impura, estromessa dalla vita sociale, che si avventura in mezzo alla folla anche lei per raggiungere il rabbino, per sfiorare il lembo del mantello, il lembo del tallit, del mantello di preghiera del rabbino Gesù, e si fa largo sapendo che sta contaminando tutti quanti, ma non importa, è determinata, le basta sfiorare il lembo del mantello. C'è una distanza da superare, c'è uno sforzo da compiere, ci sono ostacoli da rimuovere, da attraversare. Non osava più invocare Dio, si dice di Deborah, no? Le sembrava troppo alto, troppo grande, troppo lontano, infinito, dietro i cieli infiniti. Una scala fatta di milioni di preghiere avrebbe dovuto avere per arrivare a un lembo di Dio. Un ostacolo irraggiunto, insormontabile, una distanza che non si può colmare. La distanza incolmabile tra la creatura e il creatore ha bisogno di mediazione, ci vogliono degli step intermedi e quindi si rivolge a tutte le varie possibili intercessioni, gli antenati, i patriarchi, le mogli dei patriarchi, il rabbino. Che cos'è che sostiene Deborah nella sua determinazione? È la fiducia di essere esaudita, non c'è altro. La speranza viva di questa parola di benedizione e della potenza che ne può scaturire. Ora, questo è importante perché anche Gesù, quando parla della preghiera, quando racconta storie sulla preghiera, inventa parabole sul tema della preghiera, mette precisamente al centro il tema della fiducia. Cioè dice, guarda, se vuoi che la tua preghiera sia efficace, fa che sia determinata. E se vuoi che sia determinata, metti bene al centro, chiarisciti bene colui a cui ti stai rivolgendo. Dio è affidabile. Dio merita fiducia. Radicati in questa consapevolezza e questo ti renderà forte nella preghiera. Dio merita fiducia. Radicati nella conoscenza di colui a cui ti rivolgi, perché non è vero che ci sono milioni di gradini da salire. Non ci sono ostacoli insormontabili da superare. Per ottenere ascolto dal Gran Re sul trono degli abissi non hai da valicare distanze incolmabili. La convinzione di Gesù è che Dio ha fatto il passo, questa è la novità di Gesù. Dio ha fatto il passo, le distanze si sono accartocciate, Dio è qua, Dio è qui, a un metro, a mezzo metro. Allunga la mano, allunga il braccio, Deborah. Dio è come il rabbino che ha fatto il passo. È il rabbino che ha fatto largo tra la folla per venire fino a te. È affidabile, il regno è qui, dice Gesù. La grazia è disponibile, è offerta. Quante volte nei suoi racconti, nelle parabole, ritorna su questo tema, no? Con varie immagini. E dice, oh, il regno di Dio è come un banchetto offerto, gratuito,
basta accogliere. Chi entrerà al banchetto? Quelli che dicono sì, io ci vengo. Non è che devi farti largo, prendere a sberle gli altri per avere il tuo posto alla mensa, ma guarda, c'è posto per tutti. E Gesù dice, il regno di Dio è come un perdono immeritato, la parabola del servo spietato, no? Quello c'ha 10.000 talenti di debito, 10.000 talenti di debito, un talento sono 25 chili d'oro, 10.000 talenti di debito. E il re dice, vabbè, guarda, sei perdonato, il debito è tolto. E quell'altro respira. E Gesù dice, così è il regno di Dio, eh? È come una paga sovrabbondante rispetto a quello che hai meritato. Hai lavorato un'ora sola nella vigna e ti do un denaro. Ma come un denaro? Quelli che hanno lavorato 12 ore prendono un denaro. Eh sì, anche tu che hai lavorato un'ora sola, un denaro. Perché io sono sovrabbondante. Allora Gesù dice, ragazzi, se siete radicati nella conoscenza di colui a cui vi state rivolgendo, la vostra preghiera sia determinata. Avanti, bussate, bussate, vi sarà aperto. Il modo per volgersi ad accogliere il dono che è già disponibile, dice Gesù, è la determinazione ad aprirsi alla sua presenza. Occorre decisione, occorre non demordere, non perché la mano di Dio sia rachitica e faccia fatica ad aprirsi, allora bisogna strappargli le grazie. Altre volte abbiamo già affrontato questo tema con questa menata pazzesca che abbiamo, chissà da dove l'abbiamo tirata fuori, ma sì, si sa, perché noi siamo un po' sbagliati dentro. L'idea che tutto sommato Dio lì ce le ha le grazie, ma non vuole mica tanto concedere, allora io non mollerò, gli strapperò le grazie con preghiere eroiche, con... Mamma mia! Questa non è la visione che di Dio ha Gesù. Gesù ha di Dio una visione per cui il dono è pronto. E la preghiera ti rende capace di accoglierla, ti dilata di modo che tu possa accogliere il dono sconfinato di Dio. Sant'Agostino, in una delle sue lettere, una lettera a proba, suo trattatello sulla preghiera, dice proprio questo, dice la vita del cristiano è tutta un santo desiderio. Il desiderio è ciò che dilata il cuore. La preghiera, che è una forma del desiderio, dilata il cuore per renderlo capace di accogliere il dono di Dio. Perché il nostro cuore invece, la nostra capacità di accogliere è piccolina, è rachitica, è richiusa. La preghiera ti dilata. Allora, la preghiera profonda, secondo Gesù, nasce dalla consapevolezza di chi è colui a cui ti stai rivolgendo. Puoi bussare con insistenza, la parabola dell'amico importuno, no? Puoi bussare con insistenza se sai che alla fine l'amico cederà. Ricordate Gesù che racconta quella storia, dice, il regno di Dio è così, eh? È come uno che nella notte va a bussare all'amico e dice, ascolta, è arrivato un mio amico da un viaggio, non ho niente da dargli da mangiare. Dammi qualche pane che glielo do. E quello dentro dice, ma sei fuori, ma sono le 2 di notte, cioè i miei bambini qui raccolti insieme a me per terra stiamo dormendo, non posso venire a darteli. E quell'altro dice, e dai. E Gesù dice, così è il regno di Dio. Va a finire che quell'altro, che l'amico, se non per amicizia, si alzerà a darglieli, perché sennò rompe i maroni per tutta la notte. E Gesù dice, ragazzi, sappiate che il Padre dei Cieli non è uno da stufire a tutti i costi, non solo, non è da convincere perché si alzi nel cuore della notte, ha il desiderio di riempirvi della sua presenza. Allora, la preghiera di Deborah è lo slancio a superare questi abissi di distanza tra lei e il Creatore. Il grande annuncio cristiano è che l'abisso è colmato dal Creatore stesso. Ma non demordere, dice Gesù, non demordere, perché hai bisogno di dilatarti. Nella preghiera Mendel trova la sua casa. Una delle cose più straordinarie del romanzo è che, accompagnando i personaggi, si vede come evolve
come evolgono alcuni aspetti fondamentali della loro vita, tra cui ad esempio la preghiera. La preghiera di Mendel all'inizio è una cosa, alla fine è tutt'altro, un percorso straordinario. All'inizio Mendel si trova a casa sua nella preghiera. Sentite che bello questo passo. Ah, e qui è quando ormai Menuchin ha più di 10 anni, uno dei i due figli più grandi sono andati via di casa, il figlio maggiore Jonas è entrato nell'esercito e di lui non si sa quasi più niente. Il secondogenito Shemariah invece non vuole entrare, vuole sottrarsi alla leva militare e quindi scappa clandestinamente, attraversa il confine, va in America. E dopo qualche anno Shemariah manda una lettera attraverso un amico alla sua famiglia dicendo: guardate, qui c'è spazio, qui ho avuto fortuna, vi faccio venire tutti tra qualche mese. Quindi siamo in questo momento qui. Miriam, la terzogenita, è una giovane adolescente che ha un gran desiderio di liberarsi delle costrizioni religiose della famiglia e si gode la vita e va con una serie di uomini, tutti cosacchi. E in quella notte, di quella che stiamo per leggere, Mendel, il padre, lo scopre casualmente e quindi entra in un turbamento radicale. Mia figlia va con i cosacchi, va con i non ebrei, va con i militari. Ma questo è terribile, come faccio? È angosciatissimo. E quindi si ritira in preghiera, nel cuore della notte va in sinagoga e prega. A occhi chiusi sapeva riconoscere quando una pagina era finita, meccanicamente la voltava. Poco a poco il suo busto si abbandonò al tradizionale dondolio. Tutto il corpo, con moto regolare, pregava con lui. I piedi raspavano le assi del pavimento. Le mani chiuse a pugno picchiavano come martelli sul leggio, sul petto, sul libro, nell'aria. Sulla panca della stufa dormiva un ebreo senza tetto. I suoi respiri accompagnavano e sostenevano il canto monotono di Mendel Singer, che era come nel giallo deserto un canto fervido, perduto e familiare con la morte. La sua stessa voce e il respiro del dormiente stordirono Mendel, scacciarono ogni pensiero dal suo cuore. Non era più altro che un orante. Le parole attraverso lui andavano al cielo. Un vaso vuoto egli era, un imbuto. Così pregava incontro al mattino. E poi va avanti e, insomma, prende la decisione che andranno tutti in America. Menuchin dovrà restare a casa, sarà affidato a una famiglia di vicini di cui si fidano, ma lui, Deborah e Miriam devono raggiungere Shemariah in America. È l'immagine di un uomo che, nella preghiera, dovendo prendere una decisione difficile, scende in profondità per attingere a quella forza che è sepolta al fondo di lui e che la preghiera dischiude. I Vangeli raccontano questo della preghiera di Gesù, eh? Quando Gesù deve prendere decisioni importanti, sprofonda in preghiera. Quando Gesù deve scegliere i 12, sprofonda in preghiera. Quando Gesù deve decidere cosa fare, se scappare o affrontare la morte che gli viene incontro nell'orto degli ulivi, Gesù sprofonda in preghiera. E il Vangelo di Luca dice che quando Gesù si alza da quella preghiera di prostrazione nel Getsemane, nell'orto degli ulivi, è forte, è determinato. Così come Mendel Singer. Esce da quella preghiera determinato a prendere la decisione che cambia la vita sua e della sua famiglia, andare in America. E quando Mendel arriva in America, benché radicato nella preghiera che ha coltivato, vedrete anche durante il viaggio in treno, durante il viaggio in nave, è proprio la sua casa, la preghiera, una volta sbarcato in America, comincia qualche cosa. Comincia ad accadere, pagina 110, mentre le labbra sorridevano e mentre la testa tentennava e dice sì, sì, a quelli che gli parlano inglese, non capisce un figo naturalmente. Ma questa descrizione di Roth, che è un furbacchione, rimanda anche alla preghiera sua, no? La preghiera dell'ebreo che prega con il corpo, tentenna con la testa.
Il suo cuore cominciò lentamente a farsi di ghiaccio. Batteva come una mazza contro un vetro gelido. Era già solo Mendelsinger. Era già in America. E comincia il tema della solitudine. Tutto il romanzo è attraversato da tante solitudini, da tante estraneità. Vedrete com'è straordinaria la descrizione del rapporto per allusioni tra lui e la moglie Deborah, un rapporto di estraneità. A un certo punto si dice che c'è una lastra di vetro tra di loro, non so se l'abbiamo letto prima. Tante estraneità. E a un certo punto Mendel, che si trova solo al mondo, che ha perso il figlio maggiore che è disperso in Europa, ha perso Shemaria che è morto nella prima guerra mondiale come membro dell'esercito americano, ha perso la moglie Deborah che all'annuncio della morte di Shemaria ha un infarto e muore, ha perso la figlia Miriam che di fronte a questa tragedia perde il senno e viene rinchiusa in manicomio, proprio la vicenda di Giobbe biblica naturalmente. Una serie di disgrazie si abbattono sul capo di quest'uomo. Quando Mendel si ritrova solo al mondo con Menuhin che ha abbandonato dall'altra parte dell'oceano e questo è il suo tormento, allora dice non gli rimane che un solo legame da sciogliere, da troncare, il rapporto con il Signore. Io non prego, si diceva Mendel, ma non pregare gli faceva male. Cerca di buttare nel fuoco i libri di preghiera, il suo tallit, l'astuccio di velluto rosso che contiene la sua vita di preghiera, cerca di liberarsene e non ci riesce. Sullo sfondo di questa descrizione c'è probabilmente la figura di Geremia, tra le altre. Geremia che al capitolo 20 si profonde in questa che viene chiamata dagli esegeti una delle confessioni di Geremia. Geremia è un profeta tormentato, è il profeta che sente la parola di Dio che gli brucia dentro come lava incandescente che cerca la via verso la luce e lui cerca di tenersela dentro, di schiacciarla, di non farla uscire, perché ogni volta che parla a nome del Signore, per lui Geremia sono guai, rimane solo, sempre più solo, perché la gente lo prende a sberle, perché gli abitanti di Gerusalemme dicono: oh, ma tu quando parli porti scarogna, non ti possiamo ascoltare più, non fai altro che preannunciare disgrazie. Basta, sta zitto. E Geremia, che è un uomo sensibile, un giovane sensibile, si lamenta con il Signore e dice: ma perché devo parlare nel tuo nome? Io voglio tenerla giù questa parola che emerge. E dice Geremia: io dicevo, non lo ascolterò più, non parlerò più in suo nome. Ma c'era come un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo ma non riuscivo. Questo è Mendelsinger. Mendel dice: va bene, ho perso tutti, allora perdo anche il rapporto con te, guarda, non c'è problema. Ma non è così facile liberarsi della preghiera, perché la preghiera ci lavora nel profondo, ci respira dentro. E soffocarla è calarsi nella condizione dell'albero che trattiene le radici dall'acqua, no? Perché la preghiera già respira in noi. La preghiera è Dio che prega in noi, dicono gli antichi. Non è la scala di milioni di gradini che io devo fare uno dopo l'altro mettendo lì Ave Maria, mitragliandole a gogò, no? Perché è così. Mamma mia. Racconto qualche volta, no? Delle chiacchierate che avevo con mio papà quando, soprattutto negli ultimi anni, ha scoperto la preghiera, ma a un certo punto prendeva questa piega, no? Diceva: mamma mia, io
non riesco a star dietro a tutte le preghiere che devo dire. Ma come devi dire? Cosa vuol dire devi dire? Ma sì, c'ho il rosario, poi la coroncina della misericordia. E dico, ma perché? E dice, perché la Madonna ha detto di pregare il rosario. Ho capito, ma non è che c'è una scala di un milione di gradini per raggiungere chissà che cosa. Non ti accorgi che ti sfianchi così? Ma la preghiera è un riposo. Ti vuole accogliere in un riposo. La scala scende giù verso il profondo, non su in alto. Giù nel profondo. Respira con gratitudine. Scendi i gradini di gratitudine per il fatto che respiri, che sei vivo. Questo è l'inizio della preghiera. Respira con gratitudine. Lega il nome di Gesù al tuo respiro. La preghiera del pellegrino russo, no? Questo è un classico da leggere, i racconti di un pellegrino russo. La preghiera con il respiro, con il corpo. La preghiera sgorga dal profondo. Non è che io con il mio impegno faccio preghiera. Io la accolgo perché già respira in me. Si capisce quello che sto cercando di dire? Datemi dei segni. Si capisce? Se non si capisce non importa. Ci ritorneremo altre mille volte, ma i libri sapienziali della scrittura, della Bibbia, dicono che a un certo punto usano questa immagine, dicono la preghiera del giusto attraversa le nubi e bussa alla porta del cielo finché non è accolta. Va bene, ma questa porta che si apre in realtà ce l'abbiamo nel profondo. La preghiera è dentro e bussa per essere fatta uscire dal fondo di noi, dal fondo di me. Bussa dal di dentro, perché è dentro, più dentro di quanto non sia dentro io. Vuole scaturire, è una sorgente che vuole emergere e chiede di essere lasciata dilagare. Ecco, Mendel dovrà fare i conti con questo. E vedremo che fa i conti con questo canto che si vuole liberare. Allora, poi vorrei dedicare 10 minuti a, qualche minuto, a questo tema della percezione del grande mistero. Allora, il romanzo di Roth, tra le cose straordinarie che ha, è questo, che suggerisce spesso che la vita della famiglia Singer si muove come dire, sotto lo sguardo di una presenza, ma detto così è già brutto, è già troppo. È come se si muovesse su una superficie sottilissima oltre la quale c'è questa presenza misteriosa. È il mistero con la M maiuscola. È un mistero d'amore? Oppure è un mistero rapace che ti vuole fregare? È un mistero che vuole mostrarsi e donarsi nell'amore, oppure è un mistero di sventura che grava su di te ed è pronto a colpirti? Questa è la grande domanda del libro di Giobbe biblico, Ma di Dio ci si può fidare? Oppure è una carogna che gode di torturare le sue creature? Allora, ho riportato per intero questa pagina che riguarda ancora Deborah. Siamo ancora all'inizio del romanzo, Menuhin è nato. Deborah a un certo punto si accorge che sta invecchiando il marito, Mendel, e un mattino presto, prima delle 6, si sveglia, svegliata dal canto di un uccellino, e si accorge di qualche pelo bianco nella barba del marito. Allora si alza, va allo specchio, taglio un po' perché non abbiamo tempo di leggerlo tutto, si guarda allo specchio, si tira giù le ciocche dei capelli sulla fronte per vedere, trova un capello bianco, se lo strappa via, poi si apre la camicia, si guarda i seni, diventa flaccida, vede che è flaccida, vede che sta invecchiando. E Roth non ci dice di che cosa stia provando, descrive soltanto quel che c'è in ballo. Si gira, fa per tornare a letto, quindi è tra il letto e lo specchio, e si accorge che suo marito la sta guardando, un occhio aperto, l'occhio sinistro aperto. Leggiamo da qui.
Si volse, il suo sguardo incontrò sgomento l'occhio aperto di suo marito. «Ma che hai da guardare?» esclamò. Egli non rispose. Era come se l'occhio aperto non gli appartenesse, già che lui dormiva ancora. Si era aperto indipendentemente. Era diventato curioso per proprio conto. Il bianco dell'occhio pareva più bianco del solito. La pupilla era minuscola. L'occhio rammentava a Deborah un lago gelato con dentro un punto nero. Era stato aperto forse neanche un minuto, ma a Deborah questo minuto parve un secolo. L'occhio di Mendel si richiuse. Il suo respiro continuò regolare, dormiva, non c'era dubbio. Un lontano trillo di milioni di allodole si levò fuori, al di sopra della casa, sotto i cieli, e guardate come adesso ogni cosa intorno comincia a distanziarsi, ad andare lontano. Un lontano trillo di milioni di allodole si levò fuori, al di sopra della casa, sotto i cieli, lontano. Già il calore nascente del nuovo giorno penetrava nella penombra mattutina della stanza. A momenti l'orologio avrebbe battuto 6 colpi, l'ora in cui Mendelsinger era solito alzarsi. Deborah non si mosse. Restò in piedi, là dove si trovava quando si era voltata verso il letto, lo specchio alle spalle. Mai era rimasta così ferma, con l'orecchio teso, senza uno scopo, un bisogno, una curiosità, una voglia. Non aspettava proprio nulla, ma le sembrava di dover aspettare qualcosa di particolare. Tutti i suoi sensi erano testi come non mai, e ancora un paio di nuovi sensi sconosciuti si erano destati a sostegno dei vecchi. La sua vista, il suo udito, la sua sensibilità si erano moltiplicati per mille e non succedeva nulla. Era solo un mattino d'estate che nasceva. Erano solo allodole che trillavano in una irraggiungibile lontananza, soltanto raggi di sole che si spingevano con calda prepotenza tra le fessure delle imposte, mentre le larghe ombre ai margini dei mobili diventavano via via più sottili e l'orologio ticchettava e prendeva la rincorsa per i 6 colpi e il marito respirava. Tranquilli i bambini giacevano nell'angolo accanto al focolare, visibili a Deborah, ma distanti, come in un'altra stanza. Non accadeva nulla. Eppure, sembrava dovessero accadere cose immense. L'orologio suonò come una liberazione. E così via, ma straordinario, no? Che cosa sta dicendo? Sta suggerendo che in questo momento Deborah sta vivendo un momento di una densità che non sai dire neanche perché. Che cos'è che sta succedendo? Quest'occhio aperto da cui si sente inchiodata. Che cos'è quest'occhio? Un occhio che viene, uno sguardo che viene da lontano, immobile, eterno come un lago ghiacciato. È come una presenza che le dice: tu sei nel mio sguardo, il mio sguardo è su di te. E Deborah non sa dire se è uno sguardo per il bene o se è uno sguardo che la crocifiggerà. E questo è il libro di Giobbe e questa è la domanda che abbiamo dentro tutti. Della vita mi posso fidare? Oppure mi fregherà? C'è questa percezione di un accadimento fatale, diverse volte nel racconto, ne ho messe lì alcune ma non abbiamo tempo di starci. Sta di fatto che è come uno squarcio, un momento di squarcio nel velame del mondo. Mi è venuta così questa cosa. Un mistico singhiozzo nello scorrere del tempo, qui avevo bevuto whisky, si vede, no? Un mistico singhiozzo nello scorrere del tempo, però è vero perché il tempo lì si ferma. L'orologio che sta prendendo la rincorsa per battere i 6 colpi delle 6 del mattino, ma è tutto trattenuto. Un momento denso, misterioso, una presenza che si fa sentire e che Deborah non sa valutare. Ed è come se quel minuto lungo un secolo fosse lo spazio in cui la presenza con la P maiuscola si rende presente.
Ci sono tempi della vita, questo mi fa pensare a questo, insomma, tempi della vita in cui il mistero di Dio, il mistero profondo delle cose fa il passo e si rende presente, si rende percepibile. E ognuno ha i suoi. Possono essere, credo, tempi, momenti, squarci di gioia molto intensa e te li vivi radicati nella vita e percepisci che stai vivendo qualcosa di fuori dall'ordinario, di cui poi avrai nostalgia. Hölderlin da qualche parte dice che una roba del tipo che Dio si rende presente in alcuni momenti e poi tutto il resto della vita è nostalgia di quei momenti, sogno di quei momenti. Ci sono momenti di dolore molto intenso, straziante, che sono solidi, densi, quando hai a che fare con la morte di una persona che ami o il rischio della tua stessa morte. Momenti in cui il tempo, lo spazio si squarcia, si spappola e tu percepisci che stai vivendo qualcosa di fuori dall'ordinario, con cui dovrai fare i conti, per il bene o per il male, per il dolore o per la gioia. Io ho scoperto questa cosa, cioè mi sono reso conto dell'effetto che quantomeno ha su di me, non so se sia così per tutti, questo tema della densità. Ho raccontato già forse una volta del passaggio del Covid, no? Della notte in cui ho rischiato di morire, ma in genere quei giorni, anche prima di andare in ospedale, quando ero su in casa col febbrone, no? Quando mi sono reso conto che il rischio era della morte, è diventato tutto densissimo. Essere consapevole, ero lucidamente consapevole che il giorno dopo avrei potuto non esserci più, e quindi tutto diventava vivissimo. E come dicevo già un'altra volta, io ho nostalgia di quei giorni lì, non della malattia naturalmente, ma di quella densità, di quella vitalità. Io ero aggrappato alla vita, la preghiera sgorgava tumultuosa e ero consapevole della grazia di vivere. Ma perché non si può vivere sempre così intensamente? Lì vivi al 120% e poi nella vita quotidiana ti disperdi vivacchiando al 60%. Ma perché? Ecco, è la densità che ho vissuto nell'accompagnare alla morte la mamma, papà. È come se quando il definitivo si rende presente, tu percepisci che un velo si squarcia e dai uno sguardo al di là, dall'altra parte, e poi io non lo so, sono i momenti in cui puoi vivere una gioia che ti radica nel profondo e nella fiducia, o il dolore che ti strazia e che dovrà conoscere il suo percorso di evoluzione. Non lo so, poi ognuno fa i conti con la vita così com'è. Anche nei Vangeli troviamo dei momenti così. Gesù al Giordano sembra vivere una cosa così. Il battesimo, che segna l'inizio del suo ministero profetico, è quel momento densissimo in cui si squarcia il cielo, questa è l'immagine che usano i Vangeli, che magari Gesù stesso ha usato per raccontare quel momento lì della sua vita, che l'ha segnato. Si squarciano i cieli e lo sguardo di Dio scende su di lui in forma dello spirito, come di colomba, e Gesù per il resto della vita farà riferimento a quel momento lì, per i 3 anni di vita circa successivi, continuamente Gesù tornerà lì. Quello è il momento denso in cui il mistero ha fatto il passo e Gesù è stato invaso dalla presenza. E quindi poi ha bisogno di un po' di tranquillità, si ritira nel deserto e ci fa i conti. I profeti che vivono la loro vocazione, Isaia nel Tempio, Geremia sotto il ramo di mandorlo. Ecco, una buona domanda, credo, per ognuno di noi è: va bene, quali sono i momenti densi della mia vita fino ad oggi? Per la gioia e per il dolore, quelli con cui comunque sto facendo i conti. È importante metterli a fuoco. I momenti in cui
la superficie delle cose si è aperta, si è sgretolata ed è emersa la densità che tutto sostiene. E quindi concludiamo questo primo punto con... Lì ho messo altre cose, metto sempre questa pagina dei diari di Ionesco, sarà la terza volta che la metto le serate, ma poi non riusciamo mai a leggerlo perché non c'è mai tempo. Però è proprio la descrizione di un momento suo, di Ionesco, in cui vede che il velame del mondo si squarcia ed emerge il mistero denso che c'è sotto. Però non dico nient'altro. Concludiamo con questa domanda, allora. Il mistero che freme al fondo delle cose, che ogni tanto occhieggia da dietro il velame, è un mistero di bene o è un crudele predatore pronto a colpire? Entriamo nel secondo punto, il cammino di Mendel. A questo punto siamo in America, siamo nella seconda metà del romanzo. Mendel, come dicevo, ha già perso la moglie, Shemaria che è morto in guerra, il figlio maggiore è disperso, Miriam è rinchiusa in manicomio. In questo momento lui è in manicomio. Un medico gli ha detto, guarda il signor Singer, Mr. Singer, sua figlia è malata di una malattia che non riusciamo bene a identificare, è una delle pochissime malattie che non riusciamo a curare, però lei è un uomo religioso, preghi il buon Dio. E quindi Mendel, di fronte allo spettacolo di sua figlia che è completamente persa, dice quello che adesso leggiamo. Portatemi direttamente a casa, nella mia via, ordinò Mendel. La sua voce suonò così dura che tutti trasalirono, lo guardarono. Il suo aspetto non sembrava cambiato. Tuttavia era un altro Mendel. Era vestito esattamente come a Zuchnov e come per tutto quel tempo in America, con gli stivali alti, il caffettano di media lunghezza, il berretto nero di reps di seta. Che cosa dunque l'aveva così cambiato? Perché appariva tutti più alto e più imponente? Perché un candido e tremendo splendore emanava dal suo volto? Egli pareva quasi sovrastare l'alto Mac. Sua maestà il dolore, pensò il medico, è entrato nel vecchio ebreo. Lo lasciarono. Si avvicinò alla finestra e li guardò salire in macchina. Gli parve di doverli benedire come figlioli che intraprendano una via molto difficile, oppure una molto fortunata. Non li vedrò più, pensò poi, e non li benedirò nemmeno. La mia benedizione potrebbe diventare per loro una maledizione. Incontrarsi con me è un danno. Si sentiva leggero, sì, leggero come mai in tutti i suoi anni. Aveva sciolto tutti i legami. Gli venne in mente che da anni ormai era solo. Solo era stato dal momento in cui era cessato il piacere fra sua moglie e lui. Solo era. Solo. Moglie e figli gli erano stati intorno e gli avevano impedito di portare il suo dolore. Come inutili cerotti che non guariscono, essi erano stati sulle sue ferite. E le avevano solo nascoste. Ora finalmente godeva la sua pena con trionfo. Restava solo un legame da rompere. Si mise all'opera. Andò in cucina. Raccolse alla rinfusa carte di giornale e trucioli e accese un fuoco sulla lastra del focolare. Quando il fuoco raggiunse una considerevole altezza e ampiezza, Mendel andò con passo deciso all'armadio e tirò fuori il sacchetto di velluto rosso in cui si trovavano i suoi filatteri, il suo taled e i libri di preghiera. Si immaginava come questi oggetti sarebbero bruciati. Le fiamme afferreranno la stoffa ingiallita del manto di pura lana di pecora e l'annienteranno con lingue appuntite azzurrognole voraci. Il bordo luccicante di fili argentei si carbonizzerà lentamente in piccole spirali incandescenti. Il fuoco arrotolerà pian piano i fogli dei libri, tramutandoli in cenere grigio argento, e per un paio di secondi colorirà di sangue
le lettere nere. Gli angoli di pelle delle copertine si arricciano, si drizzano come strani orecchi coi quali i libri ascoltano quello che Mendel grida loro nella morte ardente. Una spaventosa canzone grida loro. «È finita, finita, finita per Mendel Singer!» Egli grida e con gli stivali batte il tempo così che le assi del pavimento rimbombano e le pentole alla parete cominciano a tintinnare. Non ha figlio, non ha figlia, non ha moglie, non ha patria, non ha denaro. Dio dice, ho punito Mendel Singer. Di che cosa lui, Dio, punisce? Perché non Lemmel il macellaio? Perché non punisce Skornek? Perché non punisce Menkes? Solo Mendel punisce. Mendel alla sua morte. Mendel alla pazzia, Mendel alla fame, tutti i doni di Dio a Mendel. È finita, finita, finita per Mendel Singer! Così stava Mendel davanti al fuoco vivo e urlava e pestava i piedi. Teneva in braccio il sacchetto di velluto rosso, ma non lo buttava dentro. Un paio di volte lo sollevò in alto, ma le sue braccia lo riabbassarono. Il suo cuore era in collera con Dio, ma nei suoi muscoli albergava ancora il timore di Dio. Per 50 anni, giorno per giorno, quelle mani avevano spiegato e di nuovo ripiegato il taled, svolto e legato intorno alla testa e al braccio sinistro i filatteri, aperto, sfogliato avanti e indietro e richiuso quel libro di preghiera. Ora, le mani si rifiutavano di obbedire all'ira di Mendel. Solo la bocca, che tanto spesso aveva pregato, non si rifiutava. Solo i piedi, che così spesso nell'alleluia avevano saltato in onore di Dio, battevano il tempo al canto dell'ira di Mendel. All'inizio del romanzo, Mendel è un uomo comune. Le primissime righe del romanzo sono: molti anni fa viveva a Zuchnow un uomo che si chiamava Mendel Singer. Era devoto, timorato di Dio, simile agli altri, un comunissimo ebreo. Esercitava la semplice professione di maestro. Nella sua casa, che consisteva tutta in un'ampia cucina, faceva conoscere la Bibbia ai bambini. Insegnava con onesto zelo e senza vistosi successi. Migliaia e migliaia prima di lui avevano insegnato nello stesso modo, insignificante come la sua esistenza, era il suo viso pallido. Così anche una volta arrivato in America, stessa descrizione, uno tra i tanti, nessuno lo nota. E un po' per volta comincia ad affiorare il tema. Che cos'è che ci rende individui? Che cos'è che ci rende uomini che maturano, che escono dall'essere come tutti gli altri? Che cos'è che ci rende noi stessi? Che cosa dunque l'aveva così cambiato? Perché appariva tutti più alto e più imponente? Perché un candido e tremendo splendore emanava dal suo volto? Sua maestà il dolore, pensò il medico. È entrato nel vecchio ebreo. Questa è un'espressione, mamma mia. Sua maestà il dolore. È entrato nel vecchio ebreo. Si veste esattamente come prima, come quando era dall'altra parte dell'oceano, come si è sempre vestito in America, ma adesso è diverso. Perché? Perché il dolore si è seduto in casa sua e il dolore ti rende diverso. E allora c'è la descrizione del corpo, no? Che da prima acquisisce peso e volume sotto il cielo e lo vedono, no? E dicono, ma come Mendel è diventato più grande, è diventato più forte anche di Mac, l'amico di Shemariach. E poi però dopo il dolore che ti lavora e ti scava, comincia a piegarti. La figura di Mendel rimpiccioliva sempre più, le falde della sua veste diventavano sempre più lunghe e quando Mendel camminava non toccavano più i gambali degli stivali, ma già quasi malleoli. Egli andava così, sbilenco e tutto curvo per la via, un essere decrepito, coi ginocchi piegati. Le suole che strisciavano per terra.
E in questo corpo che raggrinzisce e si accascia sotto i colpi della vita, un canto cerca il suo sentiero verso l'alto. Singer, colui che canta. Sono andato in cerca dell'etimologia di Singer, ma insomma, non ho trovato granché, e quindi la prendo per buona. Singer, colui che canta. La natura di Mendel lo spinge al canto. Questo è vero dall'inizio, perché Mendel, come abbiamo visto, canta continuamente i salmi, li cantilla, no? In sinagoga, in treno, in nave, canta, insegna ai bambini la Bibbia nella sua cucina e lo fa cantando. C'è un canto che attraversa la vita di Mendel, ma a un certo punto questo canto si spegne sotto i colpi dell'amarezza, sotto i cumuli di dolore. E a un certo punto il canto dei salmi è sostituito dal canto dell'amarezza. Una spaventosa canzone grida loro ai testi di preghiera che immagina di bruciare. È finita, finita, finita per Mendel Singer. Mendel che resiste alla preghiera dei salmi. Una volta i suoi amici, quando è già in America e Mendel ormai vive nel retrobottega di un negozio dell'amico Skovronek che vende articoli musicali, e lui vive nel retrobottega in una stanza buia senza finestre, e a un certo punto i suoi amici, vedendolo così provato, no, cercano di fare qualcosa. Gli amici sono una figura positiva nel libro, a differenza del libro di Giobbe biblico, dove gli amici invece non sono una figura tanto positiva. E sinceramente cercano di far quel che possono per alleviargli il dolore, per aiutarlo, e quindi gli propongono: guarda Mendel, veniamo da te a pregare, ci raduniamo nella tua stanza, tu se non vuoi non preghi, ma noi preghiamo per te. E lui dice: va bene, bisogna pregare. E quindi ce li ha tutti lì nella stanza, nel retrobottega, e questi cantano i salmi, e lui resiste: io non prego. E rimane in piedi, vicino alla porta, estraneo ancora una volta, e non si muoveva, le sue labbra erano sigillate e il suo cuore una pietra. E dopo che tutti se ne sono andati, quella stessa notte compone il suo salmo di dolore. È bello, eh? È curioso. Il passo è che Mendel non canta più i salmi della Bibbia, i 150 salmi. Compone il suo salmo, il salmo sarcastico e violento del suo dolore che sbatte in faccia al creatore, e questa è preghiera, eh? Vedi che la preghiera in qualche modo trova il modo, trova il sentiero. Questo salmo rabbioso e blasfemo è una profondissima preghiera. Giaceva vestito con gli occhi spalancati sul sofà e mormorava: è finita, finita, finita per Mendel Singer. Non ha figlio, non ha figlia, non ha moglie, non ha denaro, non ha casa, non ha Dio. È finita, finita, finita per Mendel Singer. E poi accade qualcosa. E poi matura una stagione diversa. Perché a un certo punto la guerra finisce in Europa. E allora il quartiere è radunato, lontano, a festeggiare, Mendel naturalmente da solo, ancora in casa, nel negozio di articoli musicali, e qualche cosa comincia a cambiare in lui. Sente il clamore della festa da una smisurata lontananza. Questo segnala che questo è un momento denso, come abbiamo letto Deborah, che sente tutto lontano perché il momento si è fatto denso. Questo è un momento denso di Mendel. È solo, ma si concede un bisbiglio di gioia e dice: beh, anche Mendel si farà una festa, un disco, un disco. E prende un disco e lo mette sul giradischi e lo fa suonare, e vede che il titolo della canzone è la canzone di Menuhin. E qui c'è la svolta del racconto, perché questa canzone di Menuhin, questa musica orchestrale composta da questo tale sconosciuto, è la musica che guarisce il canto di Mendel Singer.
È come acqua buona che fluisce nell'acqua amara del salmo di dolore di Mendel e comincia un po' per volta a guarirlo. Per la prima volta dopo tanto tempo Mendel cominciò a piangere. E il pianto naturalmente è il dolore che si esprime, no? Una strategia per elaborare il dolore. Ecco, la canzone era finita. La rimise un'altra volta. E una terza. L'accompagnò infine con la sua voce roca. La canzone di Menuhin comincia a diventare parte di Mendel, comincia a farla sua con la voce e tamburellando con timide dita sul telaio della cassetta. Il cuore che non cantava più, se non parole di amarezza e di rabbia, si scioglie in pianto, si intenerisce e comincia a consegnare la durezza che lo abita da tanto tempo. Mai una canzone era stata come questa, una musica. Scorreva come un rivoletto d'acqua, mormorando appena, poi si ingrossava, come il mare, mugghiava. Non so se Josef Roth, scrivendo questo, avesse sullo sfondo l'immagine del passo di Ezechiele a capitolo 47, ma se andate a leggerlo, i primi 12 versetti del capitolo 47 di Ezechiele, vedete che c'è un'assonanza profonda, almeno a me è risvegliato questo. Il profeta Ezechiele, che vive in un tempo duro, in un tempo di esilio, immagina il Tempio nuovo, non costruito da mani d'uomo, ma costruito da Dio stesso nella Gerusalemme nuova, il Tempio che, quando lui scrive, quando lui esercita il suo ministero profetico, è stato distrutto e ancora raso al suolo, ma lui dice: sorge un nuovo tempio, e dal fianco destro di questo tempio un rivoletto d'acqua, poche gocce, scende nella polvere, ma non si disperde nella polvere, perché a differenza di quello che accade normalmente, quest'acqua, questo rivoletto d'acqua, man mano che scende si ingrossa e diventa più grande, diventa un ruscello, e poi un torrente, poi un fiume, poi un mare, e scende giù per la valle a oriente di Gerusalemme, e scende fino al Mar Morto. E dove arriva quest'acqua? Tutto rifiorisce, il deserto rifiorisce, il Mar Morto è risanato, e sulle sponde del Mar Morto, capito, che non vive neanche una libellula, sulle rive del Mar Morto fioriscono e maturano alberi, piante da frutto, 12 raccolti all'anno. E l'immagine di questa poca acqua di benedizione che lì dove arriva risana e diventa incontenibile. Ecco la canzone di Menuhin. Questa è la musica che, mormorando appena come un rivoletto d'acqua, poi si ingrossava nel cuore di Mendel e come il mare e mugghiava e comincia a risanare. E quella musica diventa per Mendel una musica interiore, il guarigione, il potere terapeutico della musica. Diventa una musica interiore, non solo perché l'accompagna con la voce roca e tamburellando con le dita, quindi gli entra nel corpo, ma soprattutto perché risveglia in lui la memoria di quell'altra nenia di lamento che si porta dentro da anni, da quando ha lasciato Menuhin a casa. Quell'altra nenia è il canto lamentoso di Menuhin. La canzone accompagnava ciascuno dei suoi passi e mentre si addormentava gli parve che l'azzurra e argentea melodia si congiungesse col gemito lamentevole, con l'unica canzone da tanto tempo mai più udita di Menuhin, del suo Menuhin. La canzone di Menuhin, la canzone e la musica orchestrale, si intreccia con il lamento che Mendel si porta dentro del suo Menuhin. E questo tema dell'antichissima canzone è emerso poco prima nel romanzo. Veniamo a sapere che quando Mendel si occupa dei figli e degli altri lì in America, glieli lasciano quando vanno a far festa e lui si occupa un po' dei bambini del quartiere, accetta di occuparsene e canta loro anche una vecchissima canzone, leggiamolo. Cantava per giunto una canzone, una vecchissima canzone,
Ripeti con me, Menuhin. In principio Dio creò cielo e terra. Ripetilo con me, Menuhin. Ecco la canzone che si porta dentro. Ecco ancora la parola di Dio, la Torah, no? Questo è l'inizio di Genesi. In qualche modo, la parola di Dio gli respira dentro a quest'uomo. Cosa ne farà? Entriamo nel terzo e ultimo passo. Il mistero di Menuhin. Siamo verso la fine del romanzo, siamo nella notte di Pasqua, nella casa di Skovronek, l'amico che ospita, Mendel, sono radunati Skovronek, la moglie, i figli, le nuore, i nipoti, Mendel, che si trova ancora una volta un po' estraneo, un po' a disagio, perché la moglie di Skovronek lo maltratta, insomma, ma siamo in un contesto di celebrazione pasquale. È accaduto appena prima che a Mendel è stata consegnata una locandina di un concerto che si tiene in città in quel periodo, in quei giorni, e la locandina riporta la foto del direttore d'orchestra e questi occhi l'hanno catturato, dopo leggeremo il passo, ma insomma gli dicono: questo qui è un tuo parente, parente di tua moglie, un parente di mia moglie. Dice: sì, c'ha lo stesso cognome. Ma lui decide di non andare. Gli dicono: guarda che ti sta aspettando, ti invita ad andare da lui. Ma lui non c'ha voglia di andare, non ci va. E allora nella notte di Pasqua vediamo che cosa succede. I libri con i racconti dell'esodo degli ebrei dell'Egitto stavano spalancati davanti a ogni ospite. Skovronek prese a cantare la leggenda e tutti ripeterono le sue parole. Lo raggiunsero e cantarono all'unisono, in coro, questa dolce e soddisfatta melodia. Una enumerazione cantata dei singoli miracoli che venivano addizionati sempre da capo e sempre da capo davano come risultato gli stessi attributi di Dio: la grandezza, la bontà, la misericordia, la benevolenza per Israele e la collera contro il faraone. Perfino il viaggiatore in articoli musicali, che non sapeva leggere la scrittura e non capiva gli usi, non poté sottrarsi alla melodia, che a ogni nuova frase lo corteggiava, lo irretiva e l'accarezzava. Sicché cominciò anche lui a canterellarla con gli altri senza accorgersene, e perfino l'animo di Mendel essa dispose favorevolmente verso il cielo, che 4.000 anni prima aveva con generosità dispensato lieti miracoli. E fu come se, in virtù dell'amore di Dio per il popolo intero, Mendel fosse quasi riconciliato col suo piccolo destino. Ancora non cantava Mendel Singer, ma il suo busto oscillava avanti e indietro, cullato dal canto degli altri. Sentiva i nipoti di Skovronek cantare con voci limpide e si rammentò delle voci dei propri figli. Vedeva ancora il povero Menuhin nell'insolita sedia rialzata alla tavola della festa. Solamente il padre, durante il canto, aveva gettato di tanto in tanto uno sguardo fugace sul figlio più piccolo e più misero. Aveva visto la luce sonnecchiante nei suoi occhi stolidi e sentito come il piccolo, invano, si sforzasse di comunicare ciò che gli suonava dentro e di cantare ciò che udiva. Era l'unica sera dell'anno in cui Menuhin portava un abito nuovo come i suoi fratelli e il colletto bianco della camicia con i ricami colore rosso mattone, un bordo festoso attorno al suo floscio doppiamento. Quando Mendel gli porgeva il vino, lui beveva avidamente il mezzo bicchiere tutto d'un fiato, ansava e sbuffava e contraeva il viso in un fallito tentativo di ridere o di piangere, chi poteva saperlo. A questo pensava Mendel mentre si cullava nel canto degli altri. Vide che erano già molto avanti. Saltò un paio di pagine e si accinse ad alzarsi, a sgombrare dai piatti l'angolo della tavola perché non succedesse un malanno nel caso vi togliesse la mano. Si avvicinava infatti il momento in cui si riempiva di vino il calice rosso e si apriva la porta per far entrare il profeta Elia. Già il bicchiere rosso scuro era in attesa. Le sei luci si specchiavano sulla sua superficie rotonda.
La signora Skoronek sollevò la testa e guardò Mendel. Egli si alzò, ci abbattò fino alla porta e l'aprì. Skoronek cantava ora l'invito al profeta. Mendel aspettò che fosse finito perché non voleva fare due volte la strada, poi chiuse la porta, si rimise a sedere, puntò il pugno a sostegno della tavola e il canto proseguì. Dopo neanche un minuto che Mendel si era rimesso a sedere, bussarono. Tutti sentirono bussare, ma tutti pensarono di essersi sbagliati. Quella sera gli amici erano a casa, le viuzze nel quartiere erano deserte. A quell'ora non era possibile una visita. Era sicuramente il vento che bussava. «Mendel», disse la signora Skoronek, «non avete chiuso bene la porta». In quel momento bussarono un'altra volta, distintamente e più a lungo. Tutti restarono impietriti. L'odore delle candele, il vino bevuto, l'insolita luce gialla e l'antica melodia avevano portato grandi e piccini così prossimi all'attesa di un miracolo che il loro respiro per un momento si fermò ed essi si guardarono l'un l'altro pallidi e confusi come per chiedersi se davvero il profeta non chiedesse di entrare. Così restarono in silenzio e nessuno osava muoversi. Finalmente si mosse Mendel. Ancora una volta spinse i piatti nel mezzo, ancora una volta ci abbattò fino alla porta e aprì. Ed ecco nell'andito semibuio uno sconosciuto, alto di statura, che augurò la buonasera e chiese se poteva entrare. Skoronek si alzò con una certa fatica dai suoi cuscini, andò alla porta, osservò lo sconosciuto e disse «Please!» come aveva imparato in America. Lo sconosciuto entrò. Portava un cappotto scuro, il bavero era alzato. Il cappello se lo tenne, evidentemente per rispetto della festa in mezzo a cui era capitato e perché tutti gli uomini presenti sedevano col capo coperto. «È un uomo distinto», pensò Skoronek. E senza dire una parola, sbottonò il cappotto al forestiero. L'uomo si inchinò e disse «Mi chiamo Alexei Cossack. Mi scuso molto. Mi hanno detto che da loro si trova un certo Mendel Singer di Zuchnov. Vorrei parlargli». «Sono io», disse Mendel. Si accostò all'ospite e alzò la testa. La sua fronte arrivava alle spalle del forestiero. «Signor Cossack», continuò Mendel, «ho già sentito parlare di lei. Lei è un parente. Si levi il cappotto e si sieda a tavola con noi», disse Skoronek. La signora Skoronek si alzò. Tutti si restrinsero per far posto al forestiero. Il genero di Skoronek mise un'altra sedia accanto alla tavola. Il forestiero attaccò il cappotto a un chiodo e si sedette di fronte a Mendel. Fu messo un bicchiere di vino davanti all'ospite. «Non si disturbino per me», fece Cossack. «Continuino pure a pregare». Continuarono. Silenzioso, la figura sottile, sedeva l'ospite al suo posto. Mendel l'osservava senza sosta. Instancabile, Alexei Cossack guardava Mendel Singer. Così sedevano l'uno di fronte all'altro, avvolti nel canto degli altri, ma da loro separati. Faceva piacere a tutti e due di non potersi ancora parlare a causa degli altri. Mendel cercava gli occhi del forestiero. Se Cossack li abbassava, il vecchio aveva la sensazione di dover pregare l'ospite di tenerli aperti. In questo viso, tutto era estraneo a Mendel Singer. Solo gli occhi, dietro le lenti non cerchiate, gli erano vicini. Verso di essi vagava, sempre da capo, il suo sguardo, come in un ritorno a casa, dall'estraneo paesaggio del viso sottile, pallido e giovane, verso luci familiari che ardono dietro le finestre. Sottili, serrate e glabre erano le labbra. «Se fossi suo padre», pensò Mendel,
gli direi: sorridi, Alexei. C'è tutto un sottile gioco di rimandi, gioco di sguardi e anche di rimandi tra l'inizio e la fine del romanzo. E sintetizzo questo punto per mettere al centro il tema degli occhi. Nella prima parte del romanzo, Mendel e Deborah spendono del tempo per cercare di scrutare il mistero di Menuhin. Menuhin è una creatura misteriosa, irraggiungibile, no? Nella sua ottusità, nel suo non riuscire a comunicare. Il Rabbi aveva detto che Menuhin sarebbe guarito, sarebbe diventato un uomo saggio, un uomo buono, questi occhi che vedono il mondo, che tengono dentro il mondo. E quindi prima Deborah viene descritta e poi Mendel lo scrutano questo viso grinzoso, grigio, per attingerne il mistero, per farne emergere la luce. La prima cosa che si dice di Menuhin appena nato, e la prima cosa che il dottore dice di lui, è: c'è luce nei suoi occhi. Sì, è malato, ma forse io posso guarirlo perché c'è luce nei suoi occhi. C'è questo tema degli occhi che attraversano tutto il racconto. E quindi il padre e la madre che scrutano nel profondo questi occhi che sembrano, che sono stolidi appunto, no? Che sono spenti, eppure una luce dentro lì c'è. E mentre pregano a tavola, Mendel ricorda di quando in Europa, in Russia, pregavano lui con i suoi figli, bambini a tavola, e c'era anche Menuhin che però non riusciva a partecipare. È lo sguardo di Mendel che riconosce nel figlio il suo desiderio di partecipare alla liturgia, il suo tentativo di far sgorgare il canto che però non riesce a venire fuori. È lo sguardo del padre che riconosce il tentativo del bimbo. Bene, questo sguardo si ritrova alla fine del romanzo. Mendel e Menuhin, naturalmente avete capito che è lui seduto dall'altra parte del tavolo, che si guardano, e che bella questa espressione qui, mamma mia, è da imparare a memoria, ogni tanto ce la rimastichiamo per nutrirci. Quando si dice che, non ce lo ritrovo, che cerca lo sguardo del figlio, e vabbè, non lo trovo più, e quando indugia sul resto del volto, si sente estraneo una volta di più, ma quando ritorna agli occhi del figlio è come tornare a casa, come una luce dietro le finestre. Che bello, mamma mia. Noi siamo tutti in cerca di uno sguardo in cui riposare. Siamo tutti in cerca dello sguardo dell'amore. Abbiamo bisogno, un bisogno vitale di uno sguardo in cui riposare, no? E la potenza degli occhi di Menuhin è tale che già quando Mendel guarda la locandina si sente ringiovanire. Leggiamolo quel passaggio lì. Sebbene l'immagine fosse consunta, la carta sporca e i tratti sembrassero dissolversi in 100.000 minuscole molecole, siamo a pagina 16 del nostro scritto, balzava viva dal programma davanti agli occhi di Mendel. Voleva restituirla subito, la locandina, e invece la tratteneva e la fissava. Ampia e bianca era la fronte sotto il nero dei capelli, come una pietra liscia battuta dal sole. Gli occhi erano grandi e limpidi. Guardavano dritto Mendel Singer. Lui non poteva più liberarsi di loro. Lo rendevano allegro e leggero, così parve a Mendel. Vedeva risplendere la loro intelligenza. Erano vecchi e giovani a un tempo. Tutto sapevano. Il mondo vi si rispecchiava. Sembrava quasi a Mendel Singer che alla vista di questi occhi lui stesso ringiovanisse, diventasse un giovinetto, non sapesse più nulla di nulla. Tutto doveva apprendere da questi occhi. Li ha già visti, li ha già sognati da ragazzo. Un tempo, quando aveva cominciato a imparare la Bibbia, erano gli occhi dei profeti. Uomini ai quali Dio stesso ha parlato,
hanno questi occhi. Tutto sanno, nulla tradiscono, la luce è in loro. Che bello, no? Mendel si immerge nello sguardo di questi occhi che lo guardano dalla locandina e si sente ringiovanire. Ed è proprio così, perché poi nella sera in cui si siede davanti al figlio nella cena di Pasqua e il figlio finalmente si rivela, sono io Menuhin, allora poi succede un cancan che non vi racconto, e il punto d'arrivo è questo. Pagina 18. Finalmente risuona la voce di Menuhin. Alzati, babbo, dice. Prende Mendel sotto le ascelle, lo solleva e se lo mette sulle ginocchia come un bambino. Gli altri si scostano di nuovo. Ora Mendel siede sulle ginocchia di suo figlio. Ma guardate è una genialata questa, no? Cioè il padre è diventato il bimbo, e il bimbo menomato di un tempo, il bimbo idiota, è diventato il genitore che prende sulle ginocchia il padre, che naturalmente nella sua anzianità è diventato come un bimbo. Ma che meraviglia la descrizione del ciclo della vita. Ora Mendel siede sulle ginocchia di suo figlio, sorride intorno a ognuno guardandolo in faccia e bisbiglia le parole che Deborah aveva avuto dal rabbino. Ecco, vorrei concludere mettendo a tema questo. È un cerchio che si chiude, cioè l'amore di Deborah e di Mendel hanno offerto alimento a questa forza che la parola del rabbino ha seminato nel cuore del bimbo malato. Ma è l'amore di papà e mamma che permette a questa parola di radicarsi nel corpo di Menuhin e di gradualmente lavorarci dentro. Lo sguardo di papà e mamma che cercano di scandagliare a fondo l'ottusità del bimbo, destare la vita prigioniera laggiù in fondo, l'intelligenza incatenata, la sensibilità spenta. E allora, ho riportato lì ma non lo leggiamo, la descrizione dei tentativi frustranti, continui che Mendel fa per destare questa luce, questa vita dal cuore di suo figlio. E gli semina dentro le parole della Torah e gli dice: ripetile Menuhin, e quello non le ripete perché non è in grado. Ma alla fine del romanzo scopriamo che quelle parole sono scese, perché l'amore ha il potere di radicare nel tempo, perché l'amore è potente e troverà il modo. Allora, quando poi Menuhin, a conclusione di quella sera della cena pasquale, prende con sé Mendel e gli dice: papà, andiamo via. Vanno via insieme, lo porta a un albergo dove passano la notte insieme, e la prima cosa che fanno è di raccontarsi, e Mendel ascolta e dice: vai avanti, continua. E Menuhin racconta di sé, della sua vicenda, ma la prima cosa è il primo ricordo. Mi ricordo con esattezza di un giorno, mi ricordo di una mattina, il sole luminosissimo, la stanza vuota. Allora vieni tu, mi sollevi, io sono seduto sopra un tavolo e tu fai tintinnare un bicchiere con un cucchiaio. E questo l'abbiamo letto nella prima parte del romanzo e Roth ce l'ha descritto. Era un tintinnio meraviglioso. Vorrei poterlo comporre e suonare oggi. E poi tu canti. Allora cominciano a suonare le campane, vecchissime, battono come grossi, pesanti cucchiai su giganteschi bicchieri. Oh, e così veniamo a sapere che questa melodia, il tintinnio, no, di Mendel che cerca di svegliare Menuhin con un bicchiere, il cucchiaio, questo tintinnio si è radicato nel cuore di Menuhin. E quando poi Menuhin guarisce un po' per volta e diventa un compositore, cerca continuamente nella sua composizione musicale di esprimere quel tintinnio che è pieno dell'amore di suo padre, della cura di suo padre, del tentativo del padre di destarlo alla vita. È straordinario questo. E il grande compositore musicale cerca di riesprimere quell'amore che è stato seminato in lui. L'amore è potente e porterà frutto a suo tempo.
E quindi, da quel desiderio di Menuhin, diventato adulto e compositore, di riesprimere quell'amore, scaturisce la canzone di Menuhin. La musica, che poi viene incisa nel disco, e raggiungerà Mendel, che ascoltandola rinascerà. E così il tintinnio d'amore seminato nel cuore del bimbo viene a riscattare il padre, a distanza di 40 anni, dal suo dolore e dalla sua morte. Allora, concludo sul tintinnio, perché questo tema del tintinnio ritorna più volte nel romanzo, ho riportato lì qualche appunto. È bello il tintinnio, perché non è un rumore che si impone, non è un suono che deborda, no? Il tintinnio è sottile, è tenue. Allora mi richiama quella trovata di Liliana Cavani, che nel suo Francesco, quello dove San Francesco è impersonato da Mickey Rourke, mette dentro questa immagine del campanellino. Nei momenti in cui Francesco sfiora il mistero di Dio, o prima della sua conversione o durante o anche dopo, nei momenti decisivi della vita di Francesco, nel film sentiamo un tintinnio campanellino che suona all'orecchio suo e quindi anche al nostro, no? Ed è come il respiro dello spirito. È in quei momenti densi di cui parlavamo, il respiro di Dio, una roba così. Ecco, questo tintinnio che ritorna nel romanzo di Roth mi fa pensare a questo. Questo mistero con la M maiuscola che sta dietro il velame del tempo, che sta dietro il velo del mondo, è un mistero d'amore che ti vuole accompagnare, che ogni tanto cerca di fare il passo per avvicinarsi. Oppure è il mistero rapace che ti frega? E qui abbiamo la risposta di Roth. L'amore troverà il modo. L'amore troverà il modo. Nella preghiera noi ci lasciamo raggiungere dall'amore che continuamente tintinna al fondo di noi. Questa è l'idea. La preghiera è accogliere l'amore che già ci abita e che ci raggiunge in mille modi, attraverso lo sguardo dei genitori, attraverso la presenza degli amici, attraverso la preghiera di chi mi accompagna nella preghiera quando io non posso pregare più. La vita è un intreccio, no? Ma al fondo di ogni cosa il tintinnio vibra per generare speranza, forza e per accompagnarci nei nostri passi. E quindi il romanzo si conclude con la benedizione di Mendel. Lui, che non riusciva più a benedire, l'abbiamo letto in un passaggio, finalmente può benedire guardando la foto della moglie di Menuhin, e così per inciso veniamo a sapere che si è sposato, i due bambini di Menuhin. E Mendel dice che Dio li benedica, e diventa l'uomo della benedizione, che poi si addormenta nella stanza della casa davanti al mare in cui Menuhin l'ha accompagnato, davanti al mare, sotto lo sguardo delle persone care che lo guardano attraverso le foto. Lui si addormenta. Le ultime parole del romanzo sono: Mendel si addormentò e si riposò dal peso della felicità e dalla grandezza dei miracoli. Ahimè, spero di avervi fatto venire voglia di leggerlo, perché questo è un romanzo che nutre il cuore. Non è neanche tanto lungo, 190 pagine si può fare. Va bene, portiamo nella serata in ciò che ha fatto risuonare tutto noi stessi e ci mettiamo nelle mani del Padre dei Cieli, che la cui voce tintinna al fondo delle cose, e chiediamo che il nostro cammino si apra alla speranza e alla forza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Bene, grazie, bisogna scappare che c'è il coprifuoco. Se qualcuno volesse contribuire alle spese della serata, abbiamo video registrato ancora, ringraziamo Marco e Claudio, ringraziamo Alessandro che ha letto, facciamo un applauso ad Alessandro, Alessandro Castellucci. Se qualcuno volesse contribuire, trova o qui un cestino oppure anche in fondo Walid con il cestino per lasciare qualcosa. Grazie, ci vediamo tra 2 mesi, il mese prossimo c'è Pasqua, niente, tra 2 mesi leggeremo Niente di nuovo sul fronte occidentale di Remarque.